Sì, Benissimo. esattamente. Domani vediamo per l'audio, vediamo di sistemare. Allora, ne sono entrati 31, manca ancora qualcun altro, quindi tu dici che non entrano tutti. Sì, perché una studentessa mi ha informato che non ha Zoom. Va bene. Allora, noi registriamo. Possiamo cominciare quindi 30 partecipanti, 31. Piano piano aspettiamo che entrano. Vabbè, piano piano possiamo cominciare. Allora, di nuovo buongiorno. La prima lezione che comincia con i problemi di audio sulla piattaforma. Ma domani cerchiamo di risolverli. Il programma, la dispensa del programma è stata consegnata in facoltà dove fanno le fotocopie, vicino allo scalone dell'ingresso principale. Una Sì, libreria che Francesco. si chiama Tornado. Benissimo. E quindi siete pregati di procurarvi la dispensa. Sulla piattaforma troverete tutto il glossario, è a mar, troverete tutto il glossario nella parte announcements all'inizio della piattaforma, proprio all'inizio delle lezioni, e lì andrete a cercare il glossario che comunque troverete nella dispensa nelle ultime pagine. Allora, guardate sulla piattaforma o comunque potreste procurarvi la dispensa dove avete tutto il programma. بص يا شباب، انتوا هتلاقوا الجلوساريو، دكتور روزا بتقول لكم هتلاقوا الجلوساريو موجود على المنصة في البارت اللي هي اللي فوق خالص اناونسمنت. هتلاقوا الجلوساريو موجود اللي انا معلم عليه دلوقتي، ده الجلوساريو كامل بتاع كل الاونيتا. Posso andare? A Sì, posto? esattamente, sì. Okay. Benissimo. Allora, quindi la lezione funziona così. Inizialmente leggiamo insieme il glossario per vedere qual è il lessico usato nella unità. Poi guardiamo il lessico utile che è all'inizio della unità e poi vediamo insieme le foto presentate nella dispensa e vediamo le domande che vengono proposte per ogni argomento. Penso che adesso ci siamo un po' risistemati tutti quanti, siete 46, vedo, 46 partecipanti. Allora direi che possiamo cominciare col glossario. C'è qualcuno di voi che vuole cominciare a leggere il glossario? Il glossario, l'unità è la numero 16, la prima unità è la numero 16 e potete cominciare a leggere il glossario. 16, i libri e la stampa. C'è qualcuno che vuole cimentarsi nella lettura del glossario? Non so, ma credo che alcune di noi ha condiviso un file nella riunione. Ho mandato anche il glossario qui nella chat Zoom. Alcuni alunni Perfetto.
dicono che non riescono a sentire. A sentire adesso non è possibile. Forse è un problema del laptop loro. Del laptop loro a questo punto. Comunque noi stiamo registrando, cosa dobbiamo fare? Purtroppo non possiamo fare diversamente. Io direi andiamo avanti e chi non ha potuto si vede la registrazione. Allora, c'è qualcuno che vuole leggere? Forse è il caso che qualcuno legga adesso. I libri e la stampa. Benaggi. Dai, forza, buongiorno. Ben arrivata. Ho fatto già questo. Che vuol dire ho fatto già questo? Cosa hai fatto? Io sono sul disperato. Allora, cos'è che hai già fatto? Qualcuno vuole leggere? Cioè, siete 46, 47. Uno di voi, dimmi. Vuoi leggere? C'è qualcuno che vuole leggere? Preferirei anche per la pronuncia, per l'intonazione. Amara, glielo vuoi dire tu? Sì. شباب دكتور روزا عايز اخد دوت اقرا من الجلوساريو فهي عايزه حد دلوقتي يبتدي يقرا من الجلوساريو اللي انا بعته هنا تمام يا دكتور ممكن اقرا تمام اتفضلي يا مريم من اول الجورنال نو نو من اول هي اول ستامبا جلوساريو أول صفحة هتلاقيها على الشمال خالص ليبري إلا ستامبا ونيتا سيديتشي هتلاقي أول كلمة فيها أرتيكولو فين ده؟ Ciao dottoressa. Buongiorno. Io sono Mohamed. Mohamed Atef, vuoi leggere? Sì, dottoressa. Dai, forza. Numero 17. I libri del i libri e la stampa articolo testi scritti da giornalisti che sono pubblicati su giornali riviste blog e siti web allora vabbè quindi l'articolo di giornale questa mattina ho letto un articolo sul giornale La Stampa Quindi è un testo scritto da giornalisti, pubblicato sui giornali, sulle riviste, sui blog e sui siti web. Benissimo, andiamo avanti. Sì. Attualità, notizie del momento. Celebre, famoso. Celebre. Una persona celebre è una persona famosa. È una persona celebre, una persona famosa, conosciuta. Come esempio, ieri ho incontrato un amico molto famoso o ieri ho incontrato un'amica molto celebre. Celebre. In questo caso, allora, però celebre vuol dire, non so, una persona dello... Salah, per esempio, è una persona famosa, è una persona celebre, Salah, il calciatore, In questo senso, una persona famosa, ieri sono stata al concerto e il direttore d'orchestra è una persona famosa, una persona celebre. Sì, dottoressa. Comodo significa confortevole, che fa sentire a proprio agio. Benissimo, allora... Ho una poltrona comoda, ho un divano comodo, ho un letto
letto comodo. Ho una casa comoda. Cioè una casa, un secondo, confortevole. Un attimo solo. E a me giù lei. Allora, abbiamo detto comodo, confortevole, quindi si può dire anche una sistemazione confortevole, comoda. Poi andiamo avanti. Sì, come esempio a questa parola, confortevole, quando ho tornato dal mio lavoro, ero molto quando stanco. Sono tornato, scusami. Quando sono tornato a casa. Sì, scusami, quando sono tornato a casa ero molto stanco, quindi ho letto un giornale, dopo questo ho dormito tanto, sul letto. Confortevole. Su un letto confortevole. Un letto confortevole. Va bene. Okay. Andiamo avanti. Copertina. Andiamo. Copertina significa pagina esterna di un libro o di una rivista dove è scritto il titolo e il nome dello scrittore. Sì. Cosa significa questa frase? Allora, la copertina di un libro. La copertina di una rivista. Allora, questa è la copertina del quaderno. Questa è la copertina. Questa qui è la copertina del libro. Lo vedete? Sì, voi sì, avete il video. Sì, questa è la copertina del libro. Va bene? Andiamo avanti. Quindi la pagina esterna del libro o della rivista dove è scritto il titolo, primo ascolto, e il nome dell'autore. Se io prendo questo libro, Marco Polo, questo è il... Marco Polo è l'autore, il titolo del libro è Milione. Quindi la copertina di questo libro è questa. Va bene? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Amore significa romanzo che racconta una storia di amore. Cosa significa? Questo è un romanzo di avventura, cioè parla dell'avventura di Marco Polo che va in Oriente. Se io prendo un libro che parla di una storia d'amore, un romanzo d'amore, per esempio, allora è un romanzo che racconta la storia di amore, cioè tra due persone, una storia di amore. Sì. Andiamo avanti? Andiamo avanti, sto vedendo se un libro una storia d'amore, non ce l'ho. Andiamo avanti. D'avventura significa un romanzo che racconta una storia con situazioni particolari. Esattamente, questo è un romanzo di avventura, cioè ci sono delle situazioni particolari, c'è una storia di Marco Polo che va in Oriente e c'è tutta una serie di avvenimenti.
Quindi è una storia di avventura. Sì, in questo caso possiamo dire che di avventura significa un libro che è molto pieno delle storie splendide, avvenimenti, e pieno molto di cose, avventure. Di avventure e avvenimenti, sì. Okay. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Edicola significa luogo dove si comprano i giornali. Come un negozio che? Come un negozio che vende libri. È un negozio, voi avete per esempio all'università, avete dei piccoli negozi come quello della UI, dove si può andare a pagare il conto della UI. Quella in Italia, una cosa del genere, è una edicola. Da noi i giornali si vendono in strutture piccole, come il negozio della UI. Fantastico significa un romanzo che racconta eventi di fantasia. Fantasia è spesso magici. Sì. Questo vuole raccontarci che fantastico, che fantastico significa che non è reale. Che non è reale. È immaginabile. Sì. Fantastico è una storia che viene dalle storie immaginate e non sono reali. Sì, ma sono immagini. Esattamente. Fantastico non è reale. Sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Fumetto significa racconti per bambini. Giovani e adulti con disegni e testo. Cosa significa questa frase? Non posso capire. Allora, questo è un fumetto. Questo è un fumetto dove ci sono dei racconti che possono essere per i bambini ma anche per gli adulti con disegni e testo. Quindi questo è un fumetto, è un libro con i fumetti, lo vedete? Sì, sì, l'ho visto. Ecco, questo è un fumetto. Vuol dire che un fumetto significa un libro che è molto pieno delle immagini e anche delle lettere. L'immagine spiega le lettere con disegni. I fumetti sono dei racconti con disegni e testi, quindi voi avete un disegno ma avete anche il testo, quindi i protagonisti del fumetto possono parlare, quindi ci sono le vignette con le bulle, con le nuvolette, oppure a fianco ci sono le descrizioni del fumetto. Ok. Andiamo avanti. Ok. Giallo è un romanzo che racconta un mistero da risolvere spesso da un detective. Cosa significa? Il romanzo giallo è un romanzo detto anche poliziesco, cioè c'è un problema, un omicidio, un furto e bisogna trovare il colpevole. Quindi c'è un mistero da risolvere. Quindi può essere un assassino, può essere un ladro o può essere un avvenimento che comunque deve essere risolto. Spesso c'è un detective oppure possono esserci dei bambini, se è un romanzo giallo per bambini, quindi i protagonisti possono essere diversi. E andiamo avanti.
Sì. Giornalaio. Giornalaio. Vuoi leggere tu? C'è qualcun altro che vuole leggere? Così facciamo riposare Mamma. Il giornale dell'edicola Giuseppe Chiacchiere sui personaggi famosi. Allora, il giornalaio è la persona che vende i giornali in edicola. Quindi abbiamo parlato dell'edicola. Nell'edicola si vendono in Italia, si vendono i giornali, ma si vendono anche riviste, si vendono anche libri. Quindi in Italia al giornalaio si vendono giornali quotidiani, si vendono riviste, si vendono anche libri. E il giornalaio è la persona che lavora nell'edicola e vende soprattutto i giornali. È chiaro? Andiamo avanti. Possiamo andare avanti? Sì, dottoressa, io completo questa conversazione. Va bene? Completi la conversazione? Non ho capito. Perché? Completerò la frase prossima. Mi capisci? Non capisco, cosa vuoi dire? Vuol dire che io voglio andare avanti a leggere la prossima frase. Io leggo la prossima frase. C'era anche un'altra ragazza che voleva leggere, giusto? Non lo so. C'è qualcun altro che vuole leggere? Professoressa? Doa, dimmi. Ok. Dai. Gossip, chiacchiere sui personaggi famosi? Allora, gossip. Chiacchiere sui personaggi famosi. Quindi quando vogliamo parlare di un personaggio famoso, parliamo di gossip. Ho saputo che, non so, Salah ha avuto una figlia che ha chiamato eccetera eccetera perché eccetera eccetera. È un gossip, cioè sono delle informazioni, che ha chiamato Mecca, sono delle informazioni, chiacchiere sui personaggi famosi, cioè non sono notizie, come dire, importanti, rilevanti, sono delle chiacchiere, perché non sono delle notizie importanti per conoscere delle situazioni, degli eventi, degli avvenimenti, ma stiamo parlando di chiacchiere su un personaggio. Andiamo avanti. Il giornale si compra in edicola per leggere notizie di cronaca, attualità, economia, sport e cultura. Allora, il giornale, lo vedete anche voi, si compra in edicola dal giornalaio per leggere notizie che possono essere di cronaca, cioè avvenimenti, attualità di problemi di questo periodo, di economia, di sport e di cultura. Andiamo avanti. La giornalista che scrive notizie e articoli per giornali, riviste e siti web. Allora, il giornalista, la giornalista scrive notizie e articoli per giornali, riviste e siti web. Andiamo avanti? Sì.
Se non ci sono domande, andiamo avanti. Non ho una domanda. Andiamo avanti. Ok. Il mensile, vista o giornale che esce in edicola una volta al mese. Benissimo. Andiamo avanti? Sì. Ok. Il settimanale, rivista o giornale che esce in edicola una volta a settimana. Va bene. In biblioteca, luogo dove si prendono in prestito i libri o dove si può leggere e studiare. Benissimo, voi avete la biblioteca all'ultimo piano dell'università, quindi voi potete salire in biblioteca e potete prendere in prestito, libri o riviste, oppure potete leggere o studiare in biblioteca. Alcuni di voi io li ho incontrati su in biblioteca che vanno a studiare in biblioteca. Andiamo avanti. In libreria, luogo dove si comprano i libri. Bene, voi avete per esempio di One, voi avete una libreria che si chiama di One, dove si possono trovare libri anche in altre lingue, in italiano, in inglese, in francese, in tedesco. Ci sono librerie dove si comprano libri. Andiamo avanti. Informarsi, rimanere aggiornati su ciò che succede. Su ciò che succede. La recensione. La recensione, opinione e commento critico di un libro, di un film, di uno spettacolo di teatro. Sì, quindi ho letto la recensione di un libro e sono andata in libreria a comprarlo, perché la recensione era positiva, era buona, il libro mi interessava e quindi sono andata a comprare questo libro. Andiamo avanti? Sì. Letteratura, insieme delle opere scritte? Sì. Letture, chi legge? Lettura... Chi legge? Il lettore è la persona che legge. Sì. Lettura, cioè che si legge... Cioè è un'altra cosa, e Iani, quello che si legge. Okay. Attività del leggere. Sì, la lettura. È un sostantivo, no? Quindi la lettura è importante per poter capire alcune cose. Notizie, informazioni su qualcosa che è successo di recente. Sì. Periodico, rivista o giornale che esce in edicola e distanza di tempo. A distanza di tempo regolare tra un numero e l'altro. Andiamo avanti? Sì. Pratico, utile, facile da usare? Da usare. Sì. Romanzo lungo racconto pubblicato in un libro. Sì. Giornale che esce ogni giorno in edicola. Benissimo. Rivista, giornale periodico specializzato su un argomento. Benissimo. Scritture, scritture
scrittrice e scrittrice. Scrittore, scrittore. Scrittore e scrittrice che è chi scrive per la lavoro. Per lavoro. Quindi chi ha scritto questo libro è uno scrittore. Mm? È spettacolo che appartiene al mondo del cinema, della musica, della TV. Benissimo. Storico, romanzo che racconta un evento del passato. Benissimo. Titolo, nome del libro che è scritto sulla copertina e l'abbiamo visto, no? Primo ascolto e il titolo di questo libro. Prof. Dimmi. Mi scusi, la riunione finisce entro 8 minuti. E quindi dobbiamo riattivarla? Sì, dovete solamente rientrare sullo stesso link che ho mandato. Sullo stesso link, sì. Va bene, benissimo, grazie. شباب المحاضرة الميتنج على زوم هيخلص خلال 8 دقائق فلازم يعني تدخلوا من اللينك تاني اللي انا بعته دلوقتي في الشات يعني حاولوا تحفظوا اللينك في اي مكان عندكم وادخلوا تاني اول ما المحاضرة تقفل. Allora facciamo l'ultima parola trama riassunto degli eventi principali raccontati in un romanzo. Qual è la trama di un libro? Allora la trama di questo libro è che Geronimo Stilton, non so se lo conoscete, va in giro per l'Italia. Quindi a grandi linee sappiamo che Geronimo Stilton è un viaggio attraverso l'Italia. Mariam, cosa vedo che stai chiedendo? Cosa c'è, Mariam? Vuole leggere. Ah, vuole leggere. Allora, adesso chiudiamo, direi io. Chiudiamo e poi riapriamo alla prima pagina della dispensa e prendiamo i libri e la stampa. Va bene? Ok, va bene. Glielo puoi dire? Quindi chiudiamo e riapriamo. بص يا شباب انتوا هتخرجوا من الميتنج دلوقتي وتدخلوا من لينك تاني بعد ما تخرجوا تمام؟ عشان المحاضرة على زوم بتقعد 40 دقيقة بس فيا ريت اللينك انا بعته لكم دلوقتي في الشات يا ريت كله يخرج ويدخل تاني. Allora chiudo. اوكي. اوكي chiudo.